Salve, ben ritrovati. Ci siamo già incontrati stamattina con l'associazione Avis dell'Avis per la raccolta del sangue. Mi fa veramente piacere dire che abbiamo avuto stamattina 62 donatori, che insomma è abbastanza importante vista la necessità, l'impellenza soprattutto per il periodo estivo di avere questo liquido prezioso per sostenere chi soffre. In continuazione, come vi ho già annunciato stamattina, continuiamo questa giornata dal punto di vista sociale. E infatti incontriamo l'associazione Insieme come ogni anno e facciamo la passeggiata con i nostri ragazzi dell'associazione che sono diversamente abili e vengono a fare la passeggiata a mare insieme a noi. Dare una giornata di sollievo anche a loro e alle loro famiglie la riteniamo un'azione sociale importante e quindi collaboriamo con la Presidente, con Mimma per questa attività. Mimma, vuoi dire tu anche qualcosa? Io sono felicissima ogni anno quando arriva la telefonata della Lega Navale e dico ma meno male anche quest'anno si sono ricordati di noi, ma non c'è dubbio che ogni anno la Lega Navale ci offre questo pomeriggio veramente all'insegna della solidarietà prima di tutto, ma per regalare un sorriso così come rientra nella nostra azione quotidiana durante l'inverno. Concludiamo di solito con questa giornata bellissima le nostre attività. Stiamo facendo anche il progetto mare presso l'aeronautica militare a Torre a Mare, un po' sfortunati quest'anno perché stiamo avendo sempre il maestrale, anche oggi non è proprio giornata l'ideale per fare un giro in barca, ma lo faremo lo stesso, vero? Lo faremo lo stesso. Quindi concluderemo questa giornata, probabilmente non andremo fuori dal porto perché il meteo non ce lo consente, però almeno riusciremo a divertirci anche all'interno, certo. A noi basta poco per divertirci e a trasmettere questo piacere anche agli altri ragazzi. E noi vi ringraziamo, è un ringraziamento pubblico che faccio alla Lega Navale perché veramente ogni anno i nostri ragazzi sono felicissimi di questo incontro e quindi grazie ancora.